quasi niente fa schifo attorno, cioè quasi tutto fa schifo attorno, ma davvero dappertutto c'è la pace costruita in mezzo alla guerra, non saprei come definirla, ma perché la respirazione umana non sia veramente una cosa straordinaria. L'essere umano ha sognato di andare su Marte e ha costruito una sonda che ci va, è capace di queste cose qua, o di inventare la camicia di melanzane, di cose veramente. E l'essere umano anche nei contesti più disperati, più stressanti, ride, si reinventa, per cui qua nel libro spuntano questi personaggi come Vesna, che è un'infermiera serba, sfollata nella sua vita, ha fatto la profuga quando nel corso di quella fantastica piccola di guerra umanitaria, sdoganata in Italia, dicono così, perché la puoi chiudere, la parentesi, tutto continua a aprire e chiudere, guerra umanitaria, se ne è inventata la sinistra in Italia, la sdoganata il signor Lema in Italia, non ha inventato la parte di destra la guerra umanitaria. Secondo me questo tra l'altro è uno dei fattori che ha un po' destabilizzato il movimento per la pace nelle sue articolazioni e soprattutto nella sua sponda politica, perché sdoganare la guerra umanitaria è qualcosa che ha lasciato, credo, il mondo della pace un po' sulla sponda politica, ma guerra umanitaria, quindi torniamo allegramente a bombardare Belgrado, Vesna scappa di notte con la sua famiglia, la sua sorella, i genitori che svegliano dicono: ragazze, due cose nello zaino, dobbiamo scappare. Prendono, scappano, vanno, e mi ha fatto molto ridere, lei mi raccontava questa storia in Iraq, in un campo profughi in Iraq dove ci siamo conosciute. Lei mi diceva: quella notte, tanto quella notte ho capito quanto sono diversa da mia sorella, perché devi guardare, se vuoi capire come ho fatto una persona, guarda che cosa metti in borsa. Lei quella notte siamo scappati dalle bombe, ha messo nel suo zaino una sveglia, quando ho aperto lo zaino, veramente ho detto: ma la sveglia, veramente siamo scappati dalle bombe di notte, tutti si sono messi una sveglia, quindi ho capito quanto è diversa da mia sorella. E tutta questa cosa, per me, la raccontava in un campo profughi in Iraq, mentre continuavano ad arrivare macchine di gente che stava scappando da Ramadi, da altre zone dove stavano arrivando i combattimenti dell'esercito islamico, milizie sciite, e questa gente in fuga continuava ad arrivare, arrivavano con quello che avevano addosso, qualcuno aveva una coperta, qualcuno non aveva niente, qualcuno aveva uno zainetto con due cose. Tanto mi faceva la butta, diceva: guarda se non ho letto una sveglia, guarda se non ho messo il telefono, non c'è una sveglia. E questa però per me è una luce, una donna, una profuga, ha avuto il suo momento di essere sfollata, è diventata un'infermiera, adesso è un'infermiera che ha scelto come lavoro di aiutare altri profughi, altri sfollati, di farlo in Iraq, di farlo perché poi ha lavorato in Afghanistan, poi è tornato in Iraq, e di farlo sempre con sorriso, di farlo sempre cercando una battuta, e di farlo sempre facendo ridere i bambini, trovando anche il tempo per andare a fare due coccole al cane, perché una fanciulla che ama molto gli animali, per cui intanto che mi raccontava tutte queste cose, siamo veramente il cane che lo devo lavare, perché i bambini nel campo profughi non hanno molto, non hanno niente da fare tutto il giorno, non finiscono la scuola, non hanno più niente da fare, sono lì chiusi nel campo profughi, per cui per esempio i giorni in cui eravamo giù, avevano trovato da 25, avevano dipinto questo cane bianco,
abbiamo fatto una lunga speech, vabbè, domani dobbiamo organizzare i lavari cani del campo profughi, per cui per me quella luce è anche questa, una che poi dopo tutta la giornata che hai passato, dopo tutta la vita che hai passato, dopo tutte le giornate che hai passato, ti prendi una rete quello la sera per lavare il campo del campo profughi, perché i bambini non hanno il diritto di lui. Quindi in realtà secondo me l'essere umano è una cosa assolutamente grandiosa quanto la capacità di inventarsi, di reinventarsi e di riuscire a essere e a creare vita anche quando sei esattamente sotto alle bombe in un campo profughi. E se ce la fanno gli esseri umani nei campi profughi in Iraq, se ce la fanno i ragazzi di domenica, un oggetto che ho tra i cari è un elicottero rifirostinato, fatto rifirostinato nel campo di Gomei e le lattine delle bibite, dei pezzi dell'aranciata, e questo ragazzo lì in attesa di avere forse una protezione umanitaria in Europa, era lì che costruiva elicotteri con rifirostinato delle recinzioni dei campi e sorrideva. L'essere umano è questa cosa qua, se ce la fanno loro, secondo me ce la posso fare io, ce la possiamo fare noi tutti a fare un respirone e a darci da fare quello che c'è da fare.